Nei dintorni di Boltri sorge la casa detta Ca delle Anime. Era una vecchia locanda vicino alla via del sale, esattamente in via Giove. All'incirca nel XVIII secolo pare che la locanda fosse di proprietà di alcuni briganti, che avevano escogitato un modo per derubare i passanti che la sera decidevano di soggiornare lì. Gli ospiti malcapitati venivano ospitati in alcune piccole stanze durante la notte, non appena questi prendevano sonno. Venivano prima derubati, poi uccisi e seppelliti poco distante la casa. Col passare del tempo, poi, a causa delle misteriose sparizioni, si era sparsa la voce che la locanda fosse maledetta. Ovviamente le forze di polizia, i gendarmi non credevano alle superstizioni e avviarono un'indagine. I tenutari successivamente vennero arrestati, processati e poi giustiziati a morte, e la locanda venne abbandonata. Tornò però ad essere abitata soltanto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando una famiglia di sfollati, composta da padre, madre e due piccole bambine, decise di abitare proprio lì. Ma lì, a detta loro, fra le mura della casa accadevano fatti inspiegabili. Infatti si udivano grida, rumori improvvisi. Una notte poi i genitori sentirono bussare alla porta e all'ingresso si presentò una ragazza vestita di bianco che emanava un forte odore di rose. La ragazza chiedeva del ragazzo che pare che questo sia entrato proprio in quella casa dove un tempo i briganti uccidevano le persone dopo averle derubate. I genitori poi, vedendo la ragazza in trasparenza, capirono che questa era uno spettro e decisero di abbandonare la casa quella notte stessa. E da allora pare che ogni notte di luna piena sarebbe possibile vedere lo spirito della ragazza che si avvicina alla locanda, annunciata da un intenso profumo di rose.